Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa ultima parte, ultime tre partite della nostra win streak con il team del campione del mondo 2017, Ryota Otsubo. Per chi non avesse visto le parti precedenti, ma insomma dovreste, perché è passato qualche giorno rispetto a questa ultima puntata, rispetto alla penultima, dovreste aver maturato il tempo per poter mettervi in pari. Ma insomma, un breve recapino ve lo faccio stravolentieri prima di cominciare. Abbiamo da provare un Virizion e un Salamence sostanzialmente, ed anche un Solgaleo Assault Vest che in qualche situazione si è rivelato veramente provvidenziale. Qua io voglio fare tre vittorie perché l'andamento è stato a dir poco ondulatorio, con alti e bassi, una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta, e quindi sarebbe bello fare una vittoria, una vittoria, una vittoria. Però, insomma, vedremo. Vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se mi volete aiutare a farlo salire nei feed di YouTube e ad iscrivervi al canale se iscritti non siete. Vi annuncio che nei prossimi giorni la programmazione del canale sarà ovviamente un po' relativa anche alle festività, ma verranno pubblicati dei video particolari. Innanzitutto verranno pubblicate 4 mini video guide per Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, come ottenere tappi infiniti, come livellare in maniera super straveloce, come ottenere tante bacche infinite e come riuscire a risparmiare qualche eurino per poter aderire a Switch Online e quindi poter anche giocare con altri giocatori. Detto questo, provo, ci sto provando, ci sto lavorando sodo. Perché vorrei a questo punto finirlo, far uscire il tanto agognato video dal quale ormai lavoro da un mese e mezzo, che è un video epocale, secondo me, sarà una pietra miliare di questo canale. Vorrei mettervelo come regalo, ecco, sotto l'albero o il 25 mattina, vediamo un po', vediamo davvero. Detto questo, vi butto a capofitto in Battle Spot con grande concentrazione e con una Choice Specs per vedere di non missare gli attacchi. Andiamo. 1658 Spagna. Allora, gli avversari spagnoli solitamente o bene bene o male male. Qui lui c'ha una cosa molto strana. Allora, questo Sableye, a parte mi piace molto questo team. Due veleni di cui uno sfrutta il Sun e Sableye. Lui ha già belle che scelto. Beato lui che è sicuro. Beato lui che è sicuro. Allora, Sableye qui immense, quasi quasi non dispiace. Io ho una gran paura di quel Sableye, perché in Best of One non si sa cosa voglia fare. Gravity, Quash o Gravity e Quash. Vorrei tirarlo giù anche veramente in maniera facile, ma non è mai facile. Proviamo a butticchiare giù una lead. Sì, proverei una cosa di questo genere. Ora, Salamence lo porto perché noi win streak siamo a testare, non l'abbiamo mai portato, veramente pochissimo, forse una volta, nelle precedenti 7 partite, e io voglio provarla, perché insomma siamo qui apposta, quindi vediamo un po' come si comporta questo Salamence, contro tra l'altro un giocatore, un avversario che sembra ben attrezzato dal punto di vista dei punti, non è affatto in una situazione mediocre, quindi vediamo un po' cosa succede. Allora, bisogna capire lui cosa voglia fare. Se brucia spelozzi. Mi farà bruciapelo sicuro. Poi mi può fare Moonblast dritto per dritto. Proviamo a Roar. No, questo va su Solgaleo, ovvio. Buono. Ragazzi, che faccia farà lui adesso, secondo voi? Cioè, che faccia può fare uno che
Fa Geomanzi tutto tranquillo e poi gli parte un boato dal Salamence a Versa. Che faccia, che co cosa può, che faccia fa? Che faccia fa? Magari la perderemo. Magari no. Ma intanto, vincitori morali, abbiamo messo una bella pietra per essere noi, ecco. Ok, allora, io ho paura, di un Will-O-Wisp qua. Io ho paura di un Will-O-Wisp. Sul Galeon non posso farmelo scottare, voi che dite? Cambia fuoco su Ally Switch, ma che strano, vabbè. Vorrà dire che fuoco bomba se lo prende Sableye e mi può anche andare bene, nel senso che comunque ora io provo a sparare un Flare Blitz. Pulsante fuga. Ok, io non ho portato fini. Quindi lui mi sporerà tutto. E ciò, mi slip powderà tutto. Io ci ho anche pensato, a questa cosa chiaramente del non portare fini avrebbe potuto appunto essere una cosa di questo genere. Però. Però. Come si suol dire. Dovevo portare questi 4 e Virizion lo dovevo portare perché Groudon io in qualche modo gli devo far male. Avessi portato fini in questo quartetto con Inzi, Salamence e Solgaleo contro Groudon sarei rimasto un po' con niente in mano. Qualora lui mi avesse tirato giù Salamence magari con un Moonblast per esempio al turno 1, l'avevo preventivato, quindi ho preferito portarmi un Virizion. Allora, io qui il Bruciapelozzo lo devo fare, ma dove lo faccio? Quasi spacco il sesh a tizio qua. E mi prendo un bel Moonblast nel viso, va bene. Mamma mia, se io qua faccio Flare Blitz, me lo potenzi anche, amico mio. Me lo potenzi anche. Non l'ho capita questa giocata. Allora, vediamo cosa fa. Già controllo probabilmente. Lo vuole mettere manuale. Pensavo più onestamente a uno Sleep Powder. Allora, andiamoci a prendere un. E qui ragazzi. Dobbiamo svegliarci. Assolutamente e riroarare, altrimenti è molto male. Se non ci svegliamo, la partita è finita. Senza appelli. Io non ho ancora capito onestamente come gira questo team qua, devo essere onesto. Mance. Please. Please. Siamo tutti nelle tue mani. Finita. Finita perché ora lui banalmente ha Dazzling Gleam e Precipice Blade, cioè proprio non c'è. Non c'è niente da fare. Niente. Dovevamo svegliarci. Io, boh, avrò commesso un errore io? Ci può stare. Avrei potuto prevedere un Groudon che entra nella slot di Venusaur. Boh. Non lo so. Non lo so. Nel senso, io avrei potuto fare Flare Blitz su Xerneas e gli facevo 70. È vero che avrebbe setuppato comunque. Quindi alla fine non ha fatto una cattiva mossa. Ma qui, ragazzi, io non vi voglio far perdere altro tempo. Finita. Cioè, lui ora ha Dazzling Gleam Precipice. Io ho due deboli a Precipice e due deboli a Dazzling Gleam. Cioè, non c'è proprio appello stare qui a giocare, a premere i tasti soltanto per farvi vedere che uno a uno vanno giù tutti i miei Pokémon. Sarebbe soltanto una mancanza nei confronti del vostro tempo.
e del mio. Boia che strina. Peccato, eravamo partiti bene. Ritiro il discorso del vincitore morale. Il vincitore morale non esiste, c'è il vincitore vero. E qui si è perso male. Io questo team qua, penso lo si sia notato, faccio veramente difficoltà a gestirlo. Faccio una grandissima difficoltà a gestirlo. Probabilmente in mano è arrivato Tsubo, questo team qua fa 8 su 10. Ecco, in mano mia, no. Non, perché è un team talmente particolare che forse soltanto lui e gli amici ai quali ha detto perché ha messo ogni cosa nella slot riescono a farlo funzionare. Peccato perché Mensa all'inizio era partito bene, però cioè comunque anche se fai un roar poi ti risetuppano, come puoi vedere, perché Groudon Xerneas comunque cioè ti fanno male, hai Solgaleo a V che non può proteggere, non hai White Guard, Incineroar peraltro non ha Snarl. Quindi, come dire, nemmeno riesci a dire ok, sei tuppi, ma ti porto al solo più un attacco speciale, no? Vabbè, andiamo avanti e ce ne rimangono due, mi piacerebbe, insomma. Cercare di riuscire a prenderla una casella verde è difficile, ragazzi, credetemi, è forse il team più difficile che abbia mai giocato, ecco, davvero, andiamo avanti. 1733, Giappone. Ah, sono contento, guarda. Registil, io ti adoro. Chiunque tu sia, sappi che io, Francesco Pernini, ti adoro. Registil che ha un verso simile. Bellissimo. Allora, Ludicolo Kyogre, noi abbiamo una passione su Incineroar. Lui, peraltro, ha già scelto. Allora, non mi sembra male, secondo me, qua, lì dare confini. Non mi dispiace. La bella notizia è che Salamence lo lasciamo da parte. Ora, dobbiamo pensare un po' chi lasciare fuori fra gli altri. Perché io anche Solgaleo lo porterei. Questa è Windows e rompe le palline. Allora, Maremma, chi lascia a casa? Ho lasciato a casa Virizion. Questo è un altro esempio di matchup dove in regime di alla meglio delle tre si può fare tranquillamente qualche cambio nel game plan. Ma tranquilli però. Io qui vado di Icy Wind. Il Kyogre è scarso. Vado di Icy Wind. Più knockoff che probabilmente non riuscirò a fare se mi fa Zampillo più Moongeist. Ma insomma, tuono, bene. Mi fa tuono più Psyshock. Allora, l'amico. Dovrei reggere tutto comunque. Spacchiamo anche lo shield, quindi knock off fa male. Questo non è. Non lo ammazza, ma fa male. No, invece lo ammazza, quindi è anche abbastanza loro offensivo. Ciao caro. Aveva la menta l'erba. Tapu Slele. Singolare come scelta. Allora, io metto il light screen. E vado di Astro.
lui mi metterà probabilmente uno Psyshock addosso a Fini oppure Petagelele. Allora, ira della natura, oppure buttiamo un Inzi. Lele potrebbe andarsene. Infatti, non lo rischio il Psyshock, perché lui se ne va. Preferisco andare doppio su Registeel che io dietro, però male ho Xerneas, quindi, come dire, mi fa comodo legnarlo. Crit. Non so quanto abbia influito. È vero, è una mossa super efficace, ragazzi, a 120, ma... è anche vero che... è anche stravero che... c'ha tanta difesa. Comunque, io ora sono a meno 1, ma non me ne vado. Lui zampilla. Guarda come reggiamo bene con Solga. Psyshock, quindi Fini lo salutiamo. Però l'astro carica sull'Ele anche a meno 1 fa male. Zesh. Allora, turni di Psico 2. Non si è messi male, eh? Se non mi gritta e magari non ha Shadow Ball. Ok, facciamo fuori Lele e droppiamo la speed a questo Kyogre, che a questo punto è solo soletto avendo perso Registeel, Lunala e Lele. E noi battiamo un 1733 che mi fa contento. E io voglio una riflessione a farvi, ma ve la faccio più avanti. Mettiamo la casella verde, continuiamo questa win-lose, quindi la prossima tecnicamente la dovremmo perdere, ma insomma, vediamo di rompere proprio sul finire questa maledizione. Casella verde, andiamo avanti e poi ricordatevi che ho una cosa da dirvi che... e sta prendendo corpo una riflessione su questo team. Andiamo.
Niente, ve la dico ora, riflessione. Riflessione è che noi qua abbiamo portato un quartetto normale, cioè 1609 Giappone, Solgaleo, Fini, Inci, Xerneas. Quando non portiamo Wirizion e... qui ci siamo matchup pessimo, perché Crobat, lo abbiamo detto più volte, ci dà grane. Quando portiamo roba normale, sostanzialmente, cioè senza Wirizion e Summons, che sono gli elementi un po' più difficili da giocare, il risultato ci si arriva anche contro un 1730. Comunque. Allora, qui il discorso è complesso, ma non ce la dobbiamo fare. Io qui Fini debbo portarlo, se no Smirgol fa di me quello che vuole. Fa di me quel che vuole. E qui, anche qua, Wirizion non lo porto, perché Crobat potrebbe avere Brave Bird, c'è un Incineroar, Lunala non lo tocco, cioè gli faccio Leaf Blade, ma insomma, Xerneas mi si tappa nel viso, Toxicroak non lo tocco, quindi porterò Mance, meno che mai, porterò i 4 che ho portato prima. Così potremmo anche avere una constatazione di quello che dico. Cioè, se quello che dico è vero o no. Io alla fine partirei anche così, eh? O vediamo un po'. Dai, Pardins, concentrazione. Anche perché siamo a 5 vittorie e 4 sconfitte e la sufficienza è lì, è lì, lì. Se noi vinciamo facciamo 6-4 e ci salviamo sul finire. Anche se fare 6-4 con questo team è molto difficile da giocare, ripeto, è un risultato positivissimo. Allora, io qua rifarei sostanzialmente la giocata che ho fatto prima, cioè se vinto in Knockout. Io penso che lui mi possa fare taunt addirittura su Fini. Per paura di Swagger. Cose varie. Così come mi potrebbe fare Superfang più Moongeist tutto su Lunala. Su Galeo. In tal caso noi perdiamo sul Galeo. Vediamo, mi prendo un rischio, ragazzi. Va di vento in coda. Buono. Allora, noi siamo di un punto più lenti di Fini, quindi se Lunala, dico col nostro Solgaleo, se Lunala ha attaccato dopo Fini, tecnicamente ora attacca il nostro Solgaleo con Knockoff. E se noi lo tiriamo giù, ah, baccona, baccona, niente, ci prendiamo il Moongeist allora. Accidenti a queste bacche. Era bello se l'avessimo tirato giù subito. Però del resto lui la vacca l'ha messa apposta, eh? Non è che l'ha messa lì perché aveva giusto quella nel box. L'ha messa apposta. Vado di Icy Wind. Lui va di Inci. E io vado pure di Inci. Così è il suo Inci a prendere il meno 1. Ora, probabilmente non cambierà nemmeno molto la cosa, però tutto fa. E io presumo dietro lui a Xerneas. Quindi il suo quartetto sia questo. Raggio di Maltina dell'ombra. Cioè, scusa, ora ti faccio danno, eh. Vai. Insieme evita. Perché? Perché siamo degli stronzi noi. Quindi va bene così. Lunala che adesso è a meno 2, ma sotto Tailwind è più lento del mio Fini. Né più, né meno. Allora,
Mossa da 50 su Inci e knockoff. Probabilmente ci sarà uno scambio di knockoff. Se non ora più avanti. Ecco. Queste sono cose che fanno piacere, ragazzi. Oddio! Che meraviglia. Avete presente prima quando abbiamo missato l'Icy Wind su Incineroar? Bene, poteva sembrare un miss del Kaiser, ma adesso mi toglie una giocata. Perché io ho 144 di speed, il che significa che quell'Incineroar potrebbe avere 72 di speed, cioè che non può, cioè è più veloce di 72 sicuro. Se invece prendeva il più 1 io adesso avevo un Geomancy pulito. Lui è andato via. O sono andato via io? Non me lo dire. Io lo provo comunque, già controllo. Se mi fanno knock-off lo faccio il turno dopo. Che devo fare? No, la sconfitta gliel'ha data a lui. Ora, a me non piace onestamente terminare con una disconnessione. È vero che... Fatemi pensare. Non eravamo messi male, ma boh, non si può sapere. Onestamente non si può sapere. Però qualora mi avesse fatto un knock-off sul Geomancy, io poi il turno dopo avrei setuppato. E non poteva nemmeno entrare con un Crobat, perché gli sparavo Icy Wind. Che oddio, in realtà avrebbe potuto. E poi mi avrebbe potuto fare anche Aids. Non lo so. Era molto... Bisognava vedere se era knock-off, Snarl. Era molto situazionale come cosa. Vabbè. Facciamo finta che questo match non ci sia mai stato, ma io comunque non ve lo taglio. E andiamo avanti, facciamo l'ultimo. Quindi 4 match oggi, ragazzi. 3 e mezzo. Stati Uniti, quindi rompiamo anche questa monotonia di giapponesi. 1535 e ci troviamo contro un team molto simile a quello con Tornadus. 3 erba però. 3 fucking erba. Ecco, qui Virizion, ragazzi, può non far male, eh. Qui Virizion può non fare male. Anche Fini non lo vedo male. No affatto. Allora, Fini lead, non mi dispiace, nel senso è vero che ha 3 erba, più che altro Saren e Cartana, però. Può partire anche così, secondo me, contro di lui. Faccio il parolaio e non lo porto, Fini, dopo 2 ore ho detto che ci sta bene. Faccio il parolaio. Tanto è Occi Liddi. Poi più che altro sì, è vero, ci sta bene per Among Us, ma alla fine della fiera... Quelle 3 slot di erba pesano, eh. Musichina di Au per noi. Vediamo un po'. Forza. Forza. In nome del pardipede. Buono. Va bene. Direi che è una ottima lead. Si predicta o no?
Lui mi butta Inci sicuro, proprio, ma sicuro nella slot di Kyoko. Sicuro proprio. Facciamocelo fare. Così dopo io entro col mio Lynch. E così con Leaf Blade lo portiamo in range di Super Power. Anche se siamo a meno uno. Oddio, non lo so. Baccone ciao per Serena, calcio in volo che chiaramente figuriamoci se miss. Allora, lui c'ha Xerneas dietro. Pensando, gente, se io faccio così e così, doppio switch, perché io sul Galeo me lo voglio tenere bello pieno, e anche Virizio, perché dietro c'è Xerneas e Kyogre, e a me sul Galeo e Virizio, rispettivamente per appunto Xerneas e Kyogre, mi servono. E poi perché qui vedo uno spiraglio. Buttate così e non scambiati, perché se mi rifai jump kick, ok, a meno uno, ma comunque meglio prenderlo su Xerneas. Ok, quindi lui va di Flare Blitz nella slot di Xerneas. No, privazione, male, male, male. Ma senza motivo, ma io ti faccio super power. Cioè, te non fai fake out. Io ti faccio super power. E te non fai fake out. Io ti faccio super. Vabbè, hai vinto te. Campione. Sei un campione. Pardo, ma non hai. Lo so. Qui quanto ci stava bene YouTube. Io proprio. Io ci ho mangiato. Comunque, davvero, avessi fatto Super Power su Insignia, questa partita era già vinta. Ma vinta male. Allora, lui non ha Xerneas, ha Cartana dietro. Calcio in volo, crit! Yes! A meno uno, crittiamo! Yes! Ma Dio santo! È incredibile, eh? Ma dai! Ma di cosa parliamo? Io mai non mi lamento più nemmeno. Tanto è tutto regolare così. Nulla, Helping Hand e Smile Strike. No, vento in coda. Tre su tre, non ne ha missato uno. E uno l'ha anche crittato. Guardate, è impressionante. È veramente impressionante.
veramente impressionante. Ora io qui mi espongo a feint più smart strike, lo so, però secondo me, essendo a meno uno cartana, è più probabile che lui faccia altruismo più smart strike, quindi fatemi levare Incineroar. O comunque, se non fa altruismo, il genio fa ancora, vedete, così ributto Inz e lo porta a meno 2 e dopo reggiamo anche con l'altruismo. Ok, a me faceva comodo contro Serena, Cartana, Incineroar e Kyogre questo diavolo di Virizion, e come si faceva comodo, anche perché avevo una mezza idea di mettere il riflesso, ragazzi. No, io non... va bene, dai, comunque, calma. Possiamo ancora farcela, è difficile, ma ce la possiamo fare. E a meno 2. Ho crittato un Incineroar. Dio c'è. Questo è un crit importantissimo. Non solo perché non mi può fare fake out, ma perché avrebbe resistito e si sarebbe ripreso di bacca. Cioè, state dicendomi che io ho crittato? E peraltro un crit importante, non su un Sash. Allora, se ha feint, ha vinto. Se non ha feint, perché se ha feint lo fa e fa zampino. Catch in volo, altruismo, e c'ha altruismo, quindi solitamente le mosse fisse sono Power Whip, calci in volo, gira tanto no coffo, U-turn, ma insomma quella che si ruota è la cosiddetta mossa d'utility, cioè o helping end of feint, va bene? Io quindi qui, ragazzi, devo, non posso fare nemmeno fake out. Butto a morire lui, ma è uguale. Tanto se ha feint vince, che rimanga con Incineroar, che rimanga con Galeo. E allora... finito. Te pareva. Lo scemo, nel senso assolutamente ironico e non dispiaciativo, con altruismo e feint, te lo trovo io. Yes. Io con grande amarezza sto constatando che purtroppo ultimamente in questo gioco non c'è più una logica ai set. Nel senso che vengono date spesso e volentieri quattro mosse, cioè, quindi lui mi state dicendo che è senza U-turn o senza no coffo. Vabbè, bello di bello di Serena, oltre che bloccare, è che ha U-turn, quindi puoi fare U-turn con Inci. Lui non ce l'ha, però, come dire, l'ha vinta lui. E quindi nulla, ragazzi, fa zampillo, non posso fare fake out. Era bello avere un Viridio. Fa ovviamente la Wild Guard. Feint per la Wild Guard. Niente. Vittoria sconfitta. Vittoria di sì. Sconfitta. È sicuramente la win streak più pazza di tutte. Grande amarezza per questo match qua. Pardo, però hai crittato Inci. Sì, è vero. Ho crittato Inci in un momento anche importante. È servito quel crit lì. Gli ha dato anche tanto momentum, perché è rientrato con quello che gli pareva al momento giusto. Però
sono ipocrita. Se non criptavamo, lui si riprendeva di bacca. Poi avevamo un fake out. È vero che era un fake out innocuo, io facevo protect e poi dopo era meglio in effetti, però vabbè. Lasciamo fare, non addentriamoci in questo tipo di analisi perché sennò poi sembro sputare su un crit. Al fine di voler, può sembrare una forzatura, se no poi sembra davvero che forzi il voler dire a tutti i costi che sono stato axato, però purtroppo un calcio in volo a meno uno su Virizion che mi doveva fare 40 mi ha fatto 100% su un Pokémon che ha la stab lotta e la stab erba contro 4 Pokémon del mio avversario, di cui 3 sono deboli le mie stab, perché Incineroar da Close Combat, Life Orb, muore, Kyogre muore. E Cartana cosa muore, però va bene, e Serena appunto deve fare solo calcio in volo, che però critta. Mettiamo la casella rossa, e poi ci salutiamo. Ragazzacci, che dire, io non ho particolarmente apprezzato questo team, e insomma penso lo si capisca, al di là dei risultati, 5-5, poi magari poteva essere di più, di meno, il critter, il miss, se ve la vi pare, in ogni caso, beh, quello che rimane su una lunga distanza... È un 5-5, è una delle peggio win streak che abbia mai fatto. Non dal punto di vista, magari spero, dell'intrattenimento del contenuto, perché anzi abbiamo provato cose molto interessanti. Alle volte è molto utile spingerci un po' in là per provarle, ma dal punto di vista appunto dei risultati è sicuramente una delle peggiori, perché non faccio mai quantomeno meno del 50% o 50%, faccio sempre magari almeno, proprio quando le cose vanno male, 6 su 10, però vabbè, abbiamo provato. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che nei prossimi giorni usciranno delle video guide per aumentare la velocità della vostra costruzione dei team su LGP e qualora vogliate cimentarmi in Let's Go VGC. Io ci tengo molto a questo progetto di Let's Go VGC perché lo ritengo un ottimo viatico per chi magari casual o in queste feste banalmente vuole in maniera molto leggera buttarsi su qualcosa che sia un pochino più impegnativo del GPM, ma non sia così impegnativo magari come il competitivo, per poi magari un domani fare il salto nel competitivo, e quindi vi voglio dare gli strumenti. E poi vedo se riesco a far uscire questo bel regalo di Natale per voi, dal quale, insomma, sul quale lavoro da un mese e mezzo, ecco, da davvero tanto. Io comunque vi ringrazio, vi auguro buone feste, noi ci vediamo, assolutamente, i prossimi giorni, ma intanto comincio già a farvi gli auguri, e vi chiedo ancora una volta un bel mi piace, tanti commenti e poi un'iscrizione al canale se non vi siete ancora iscritti, per portare il vostro mattoncino. Ciao a tutti ragazzi!